Prima edizione di Oratigi Bentrovati, la morte di Angelo Onorato a Palermo. La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto uno fascicolo di indagine per omicidio questa mattina. La moglie, l'eurodeputato Donato, ha chiesto su X di evitare speculazioni sulla vicenda. Temeva per la propria incolumità e i familiari lo confermano. Angelo Onorato è stato ucciso, dicono la moglie Francesca Donato, ero deputato, ma anche la figlia. Però le indagini. Sulla fine dell'imprenditore Edile Palermitano di 54 anni. Potrebbero portare ad altro alla pista del suicidio. Sarà l'autopsia probabilmente a chiarire buona parte di quello che sembra essere ad oggi un mistero. La Procura però ha iscritto per omicidio il fascicolo di indagine aperto dopo la morte dell'imprenditore marito, come dicevamo, dell'eurodeputata Francesca Donato. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt'altro che chiaro. L'iscrizione per omicidio è dunque atto dovuto, vista anche la necessità di compiere gli accertamenti tra questi. L'autopsia. Questa mattina Francesca Donato ha rotto il silenzio. Scrivendo su X, sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso. Lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno dimostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi, ognuno è prezioso per me. Parole pesanti che esprimono anche il desiderio di verità sulla morte dell'uomo trovato sabato scorso nella sua autovettura con una fascetta al collo. Non si esclude nulla al momento, lo dicevamo, dal suicidio all'omicidio, con gli investigatori della mobile coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia che proseguono ad analizzare i reperti, i filmati di videosorveglianza dove non si vedrebbe nessuno avvicinarsi a quell'autovettura. Quindi l'attesa per il responso dell'autopsia da parte dei medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, Angelo Onorato. È stato strangolato o si è tolto la vita da sé. In tal senso cosa c'è scritto nella lettera che lo stesso Onorato ha consegnato al suo legale prima di sabato scorso. Rimaniamo a Palermo, anzi nel Palermitano dove una donna, un'anziana donna è stata uccisa a colpi di martello. Ha sospettato il figlio 59enne. È stato ammanettato. Vediamo. È stata uccisa con ripetuti colpi di martello in testa Maria Benfante, l'anziana donna di 89 anni trovata morta nella sua abitazione in contrada al Bachiara, a Borgetto, nel Palermitano. Secondo gli inquirenti che indagano, a commettere il delitto sarebbe stato il figlio. 59enne Maurizio Amoroso, l'uomo con problemi psichici, dopo essere stato interrogato in caserma, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e condotto al carcere Pagliarelli. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 8 di mattina. L'anziana viveva con il figlio al piano terra di una villetta di famiglia. A lanciare l'allarme, dopo aver sentito le urla della madre, è stata la figlia della vittima che abita invece al piano superiore della villetta, che si trova poco fuori dal paese, lungo la strada proprio. Numero 1. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana donna. I militari dell'arma e il medico legale hanno ispezionato l'abitazione. Nel giro di poche ore. Terminati i primi rilievi ed esclusa l'ipotesi che la donna avesse battuto la testa cadendo, i sospetti sono ricaduti proprio sul figlio disabile. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate. Nella zona dell'abitazione. L'arma del delitto, un martello sporco di sangue, sarebbe stata ritrovata. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se si tratti proprio dell'attrezzo utilizzato per colpire l'anziana alla testa. Sono ancora sconosciute le ragioni del gesto che avrebbe portato il 59enne, già in cura presso un centro di salute mentale, a compiere il delitto. Armi, traffico di rifiuti, droghe, e estorsioni. Maxi Blitz a Palermo, dei carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia a carico di 27 persone, 17 di queste in carcere. Sono indagate a vario titolo per detenzione e porto abusivo di armi comuni da spare clandestine. Ricettazione, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, furto ed estorsione. Le indagini hanno fatto luce su un gruppo che era attivo nei quartieri San Giovanni Apostolo, ex CEP, Borgo Nuovo, potendo contare sulla disponibilità di armi da sparo, gestivano quattro piazze di spaccio ma organizzavano anche un traffico illecito di rifiuti. Il tutto per ricavi complessivi di circa 100.000 euro a capo un 34enne che all'epoca dei fatti da casa era domiciliari gestiva il tutto. Ancora un incidente mortale in Sicilia viaggiava in direzione di Giarra il centauro che ieri ha perduto purtroppo la vita nella tratta accese della 114. È un tratto della strada statale 114 che purtroppo non è nuovo, ad incidenti anche mortali. San Giovanni Bosco, Guardia Mangano, una lingua d'asfalto che ha segnato tanti lutti, ultimo in ordine di tempo, appena ieri, quando nel pomeriggio, in maniera autonoma, così come emergerebbe dai rilevi della polizia locale, ha perduto la vita un 31enne del luogo, venerando Patanè, era a bordo della propria moto, una MV Augusta 1090 RR quando per cause in corso di accertamento ha perduto il controllo del mezzo, è stato sbalzato a più di 15 metri dall'impatto con il selciato sul posto immediati soccorsi, è arrivato persino soccorso, è stato intubato, trasportato al Cannizzaro, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo. Non è servita nemmeno la trasfusione di sangue, segnando così ancora un non morto sulle strade siciliane. Qui siamo in territorio di Acireale, da tempo si chiedono dispositivi che rallentino la velocità, non sappiamo in effetti quale sia la causa dell'incidente di ieri, ma questo non basta perché chi transita su quella strada auspica pure l'installazione di separatori di corsia, così come già presenti in altri tratti della stessa stradale e sempre in territorio comunale di Acireale. La rotatoria che consente l'accesso verso la via Pozzillo Mangolo, infatti, appare l'unico rallentatore più o meno naturale, per il resto la strada invita alla velocità, con tutto quello che ne consegue. Maggiori controlli e dispositivi dunque adeguati per garantire più sicurezza su quel tratto della strada statale 114. Gli interventi già programmati per migliorare la fruizione della struttura portuale di Catania, questo è il tema della visita odierna del Ministro al mare Nello al porto di Catania il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci ha visitato stamattina l'autorità portuale della Sicilia orientale per un'attenta valutazione sull'attività programmatica della struttura oltre 109 e 200.000 croceristi sbarcheranno infatti nella Porta Etteneo nella 2024 confermando in tal senso una significativa crescita del numero di crociere con importanti compagnie interessate con oltre 3.800 turisti che toccheranno la banchina catanese la competizione si vince con una rete portuale sempre più adeguata e innovativa dove la digitalizzazione, l'elettrificazione delle banchine, il retroporto, l'efficienza dei servizi sono fondamentali per diventare riferimento nel trasporto di merci e persone, ha detto l'esponente del governo. La Sicilia deve essere protagonista in tal senso. Il porto è destinato a un ottimo futuro. E il presidente dell'autorità di sistema eh, di Sarcina sta lavorando per diversificare le vocazioni fra il porto di Catania è quello di Augusta, quello megarese ha una vocazione essenzialmente commerciale, questo può diventare un porto di grande interesse turistico e peschereccio per mantenere viva una tradizione plurisecolare. I fondi non mancano, gli obiettivi sono stati individuati. Si tratta adesso di completare la progettazione e di aprire i cantieri. Il presidente dell'autorità portuale di Sarcina ha contestualmente illustrato tutte le novità che riguardano il futuro dei porti della Sicilia orientale e, nello specifico, su Catania ed Augusta. Vincerà la nazione che riuscirà a, ad assimilare meglio le caratteristiche innovative che oggi. La tecnologia e la scienza mettono a disposizione. Insomma, eh, anche sul mare eh, si gioca in termini di qualità dei servizi e di tempistica. Meno sta una nave in un porto, eh, più quel porto diventa appetibile. Parliamo di lavori dunque, e a proposito di lavori, questo pomeriggio verrà firmato l'accordo eh, tra Regione e Stato sul Fondo di sviluppo e coesione. Questa mattina, le opposizioni all'Arsa hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare la scelta del governo Meloni e Schifane di firmare durante la campagna elettorale l'accordo. Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sud Chiama Nord uniti insieme per denunciare le storture dell'accordo di programma sui fondi di sviluppo e coesione. Dietro la firma, Meloni Schifani sui fondi FSC. Da 6,8 miliardi. Ci sono logiche di bassa campagna elettorale. Non è un caso che tutto questo avviene a pochi giorni dall'apertura delle urne per le europee, sottolineano stamani le opposizioni in un incontro all'Ars. È una campagna elettorale di bassa lega, si sta dicendo ai sindaci addirittura stanno chiamando sindaco per sindaco di ogni comunità attraverso la batteria del Parlamento per invitarli ad andare dove? A una manifestazione con Giorgio Meloni che promette dei soldi che sono pubblici in un momento in cui a a me, a mio avviso, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi sa tanto di sorta di voto di scambio della serie. Vi stiamo dando tanti di quei bei soldi, quindi votate per, il nostro, per i nostri partiti. Questa è veramente una politica becera. No? Non conosciamo le modalità con le quali verranno assegnate le risorse ai comuni siciliani. A mancare, ha sottolineato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Allars, Antonio De Luca e il passaggio all'interno delle commissioni bilancio Unione Europea all'Assemblea, previsto dalla normativa. Non è contro la firma, è contro la presa in giro del governo Meloni che tra un comizio e l'altro all'interno della campagna elettorale trova finalmente il tempo di fare ciò che doveva fare da mesi, ossia sottoscrivere l'accordo di programma più importante d'Italia. Capire per quale motivo ci sono alcuni comuni ed altri no, io ritengo che quello che sta accadendo è davvero eh, un qualcosa eh, di inaudito è la prima volta a 14 giorni prima dal voto io ritengo che questa è una eh, campagna elettorale becera di un governo di destra centro che vuole eh, ottimizzare i risultati che secondo me eh, non, non sono assolutamente i risultati che può ottenere o che ha ottenuto La parte più significativa dei fondi riguarda le infrastrutture di mobilità e trasporti 1,3 miliardi delle risorse F SC sono destinate al ponte sullo stretto. Sotto l'Etna al via il nuovo piano di collegamenti su gomma tra Mister Bianco e le stazioni metro di Nesima, Montepo e Fontana. Da giugno cambiano le modalità di trasporto nei collegamenti tra Mister Bianco e Catania che saranno effettuati tramite bus. L'accordo del nuovo servizio di trasporto pubblico locale partirà i primi di giugno ed è stato illustrato stamani in conferenza stampa dal direttore generale della Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore e dal sindaco Marco Corsaro in comune presenti i vertici della FCA e i tecnici comunali, una sinergia operativa che ha consentito di studiare un piano alternativo a servizio di un bacino di oltre 200.000 residenti, inglobando i comuni di Paternò e tutta la fascia pedemontana di riferimento. Pullman è un servizio shuttle copriranno il servizio di collegamento tra la città di Mister Bianco e le stazioni metro di Nesima, Montepò e Fontana, queste ultime in fase di collaudo e prossima apertura. Un altro ulteriore passo in avanti della rete metropolitana che una volta completata movimenterà migliaia di passeggeri riducendo il traffico gommato tra i più congestionati del meridione. In breve, inizio del mese di giugno inaugureremo queste due importanti fermate che sono Fontana, quella che serve l'ospedale Garibaldi e Montepo, quello che poi oltre a servire il quartiere di Montepo, servirà anche da terminal per i bus eh, navetta che collegheranno i quartieri di Lineri con la metropolitana e quindi poi col centro urbano di Catania, così come col centro di Mister Bianco, in modo tale da avere la possibilità di fare questo sistema di integrazione e adduzione ad orsale principale della metropolitana con servizio su gomma. Per la città di Mister Bianco si tratta di una rivoluzione alla mobilità in attesa dell'apertura delle due fermate della metro e del passante della metropolitana con Paternò, qualche disagio in attesa dell'ultimazione delle opere della metropolitana, anche le frazioni verranno coperte dal nuovo servizio di trasporto urbano le l'intermodalità grazie al grande rapporto istituzionale che c'è con FCE e anche con MTS. Con FCE stamattina abbiamo presentato i raccordi Centro Storico, Lineri, Monte Parma. Con MTS anche qui a luglio svilupperemo questa sinergia che darà l'opportunità ai residenti del quartiere di Belsito andare, ad andare verso la metropolitana e quindi di ritornare al quartiere di Belsito. Per cui intermodalità pura e vera la colleghiamo con il nostro TPL e quindi diamo la possibilità ai cittadini di Mister Bianco tutta di usufruire dei mezzi pubblici. Emergenza incendi. Secondo quanto emerge dai dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi Copernicus, è in diminuzione il livello di pericolo nel sud Italia e nelle isole, con zone, con zone di pericolo alto circoscritte in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, ma molto alto solo nell'area di Catania e Caltanissetta. Sabato prossimo a Giarre Notte Magica con ospiti, intrattenimento, shopping serale. L'appuntamento è per sabato prossimo, 1 giugno. Gli angoli più suggestivi del centro storico di Giarre, come Piazza Duomo, Piazza Carmine e Corso Italia, diventeranno poli indiscussi di una festa e di attrazioni insieme ai negozi, ristoranti e bar e pub che saranno aperti tutta la notte. Ed è proprio la notte magica che si sta organizzando. Quest'anno Tutto in una notte giarrese vedrà ospiti di eccezione il duo comico Toti e Totino, il cantante Enea Platania vincitore di una puntata di Tale e Quale Show. La sinergia e il coordinamento tra pubblico e privato, promozione commerciale e proposta culturale saranno il collante di questo atteso evento la presentazione oggi nel Salone degli Specchi alla presenza tra gli altri dell'amministrazione comunale e del presidente della Proloco di Giarra APS Salvo Zappalà Sicuramente è un altro appuntamento che toccherà il centro storico di Giarra, la nostra bellissima piazza con tanti eventi non solo mirati alla moda, all'arte, alla cultura ma soprattutto al divertimento per tutti quelli che saranno in piazza e sul corso principale dei nostri, del nostro centro storico eh, Devo dire che le aspettative sono sempre eccezionali in quanto eh sul territorio intanto aspettano questa manifestazione con una storicità ormai rientra in quella che è la storia degli eventi che si organizzano costantemente sul nostro territorio. Ovviamente sul palco la magia della moda e della bellezza non mancherà, noi vi aspettiamo come sempre numerosi e non vi deluderemo neanche quest'anno. A condurre la serata saranno Paola Parisi ed Ettore Tortorici. Dal 4 al 14 luglio Catania ospiterà i campionati italiani di pattinaggio freestyle circa 500 gli atleti in gara. Catania torna protagonista nello sport ad alto livello. Dalla 4 alla 14 luglio prossimo, infatti, nella capoluogo Etteneo sono in programma i campionati italiani di pattinaggio specialità freestyle, con alcune centinaia di atleti provenienti da ogni parte d'Italia che nelle prime giornate dell'evento si sfideranno all'interno della Pala Catania per poi concludere la manifestazione all'aperto. Una manifestazione che vedrà la presenza di circa 5.000-6.000 presenze nell'arco dei 10 giorni eh, tra genitori e atleti e quindi questo è un ulteriore segnale di quanto sia importante lo sport sotto il profilo turistico per la nostra città. Eh, tra l'altro si sfrutterà il nostro meraviglioso Pala Catania. Quindi un altro appuntamento importante che va anche in linea con l'iniziativa che noi abbiamo. Abbiamo portato avanti nel corso di questi anni per quanto riguarda appunto eh, i contributi che noi diamo attraverso la tassa di soggiorno a coloro che organizzano eventi sportivi di alto, di alto livello. Quindi un'attenzione particolare allo sport, un'attenzione particolare allo, a, al turismo legato allo sport. La competizione è organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Presente oggi con i suoi vertici nazionali e regionali. È un campionato italiano di grande respiro dove ci saranno oltre 400 atleti partecipanti eh, per 72 titoli italiani che andremo ad assegnare, eh, un grande evento che per 11 giorni riempirà la città di Catania di, di, di persone che vengono da fuori, eh, ringrazio l'amministrazione comunale, la regione siciliana e il presidente Lasse per averci eh, finanziato e collaborato a questo evento e eh, che dire, vi aspettiamo tutti al Pala Catania in questi 10 giorni, otto, i primi 8 giorni saranno al Pala Catania, gli ultimi 2 giorni, il 13 e 14, saremo a Piazza Nettuno dove ci saranno le, le due gare di Roller Cross e di Egg jump che sarebbe il salto in alto sui pattini. Atleti di grande livello. Sì, ci sono anche quattro campioni del mondo che parteciperanno e poi ci saranno anche tre campioni europei, è un grande spettacolo perché non è il pattinaggio corso, è il pattinaggio artistico, il freestyle è il pattinaggio acrobatico ma anche il pattinaggio ballandosi i pattini in mezzo a tanti conetti dove le discipline che porteremo saranno veramente davvero, davvero spettacolari. Sport dunque, stagione agonistica chiuso o oh, in fase di chiusura, si guarda già agli assetti tecnici ma anche al mercato ed è questo uno dei temi che sicuramente questa sera sarà trattato da Sala Stampa a partire dalle ore 21, vediamo in collegamento diretto Umberto Teghini proprio dalla redazione di Seeker Press, allora Umberto eh, qual è il canovaccio odierno? Bentrovati, grazie per il consueto spazio all'interno del Telegiornale. Beh, sarà un canovaccio semplice, semplice: una prima parte dedicata. All'anteprima e quindi spazio a tutti gli sport che non trovano la ribalta, come il calcio, e dunque spazio alla pallavolo femminile con il presidente Costantino della Sant'Anna Academy di Messina che parla di un progetto ambizioso per portare la società in Serie A. Poi ci occuperemo di basket con la finale tra. Catanzaro e Alfa Catania e ci occuperemo ovviamente anche di pallanuoto con l'Orizzonte che appunto, come avete già detto anche nei giorni scorsi, si è laureata campione d'Italia per la quinta volta consecutiva, il ventiquattresimo lo scudetto e poi chiaramente spazio anche ai primi bilanci in Casa Catania dopo. La fine dei sogni ad Avellino, comunque a testa alta. Quindi vi proporremo il sondaggio della nostra redazione con i tifosi che chiedono a viva voce. Di ripartire con un direttore sportivo autorevole e credibile e dunque di rifondare la formazione Rossatura. parliamo anche del Palermo, avremo un collegamento con appunto il capoluogo eh, regionale. Poi ci occuperemo anche di altro calcio, quello che riguarda la Cireale, il Paternò, le, eh, la nuova serie D che si comincia già a, a formare visto che sono arrivati i primi esiti. Vedremo le immagini della partita del Modica che ha battuto in casa il Milano. Grazie e approda alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D e dunque sarà una trasmissione da non perdere, perché appunto avremo al centro dell'attenzione tutto lo sport siciliano. Ci vediamo stasera alle 21 per il penultimo appuntamento stagionale. L'ultimo sarà lunedì 3 giugno. Grazie e buon lavoro. Grazie a te Umberto, eh, noi proseguiamo col telegiornale ma proseguiamo anche con gli appuntamenti televisivi su Rei TV, sempre questa sera alle 20.30 l'intervista condotta da Filippo Romeo, una legge europea per l'insularità e le nuove politiche comunitarie in tema di immigrazione. Se ne parlerà dunque nella puntata odierna con il senatore del Partito Democratico Antonio Nicita, candidato alle europee nella circoscrizione Isole. Riflettori puntati anche sul tema dell'astensionismo e sulle ripercussioni che il voto dell'8 e 9 giugno potrà avere in Italia. Collegato in diretta il collega di Meridion News, Dario De Luca. Appuntamento dunque alle 20.30 e in replica domani alle ore 23 con l'intervista. E noi con l'intervista, con questo appuntamento televisivo, ci salutiamo. Termina questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a Paolo Coco oggi in regia. Prossimo appuntamento con Ora TG, questa sera alle 19.45. Buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti.